Buongiorno Alessia, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, io sono Alessandro, mi presento, sono del team di Digital PR. Ti introduco brevemente, so che hai 23 anni e che sei un'ex studentessa di Digital Coach. Ti chiedo brevemente di parlarci di te e di cosa ti occupi adesso. Allora, io fondamentalmente sono una studentessa con una passione, ovvero i social. Questa passione l'ho sempre avuta e anche durante i miei studi che si sono conclusi nel 2020 con l'Università Triennale di Giurisprudenza a Bologna, ma è continuata questa passione e anzi è aumentata facendo il master in Digital Coach in Social Media Marketing e Web. Quindi, diciamo, durante la pandemia, durante il 2020, ho iniziato a lavorare di più sui social per quanto riguarda la mia figura. Di conseguenza, piano piano ho cominciato a acquisire follower che si interessavano della mia vita, di quello che facevo e banalmente quello che compravo, quello che mi capitava durante le mie giornate. E adesso sono arrivata ad avere una community formata da quasi 600.000 persone su TikTok e quasi 50.000 su Instagram, che adoro follemente con tutto il mio cuore perché mi dimostrano un affetto smisurato ogni giorno. Ovviamente la mia passione non è solo dal lato, tra virgolette, influencer, ma anche dal lato professionale perché appunto questo è diventato più che una passione, un hobby, cioè no, scusa, non un hobby, un lavoro, volevo dire, un Ok. secondo lavoro, perché appunto collaboro con tantissimi brand che mi permettono appunto di vedere il lato professionale della cosa. Pian piano, facendo sempre più collaborazioni, vedendo un po' cosa c'è anche dietro, campagne pubblicitarie, di marketing, eccetera, mi sono appassionata a questo mondo del digitale e ho deciso appunto di intraprendere questo master che ho iniziato nel 2021 e che mi ha permesso di vedere, cosa c'è dietro appunto a quello che noi vediamo sui social. Com'è stato, diciamo, il tuo percorso di crescita all'interno di Digital Coach? Ho iniziato avendo solo le basi, nel senso io sapevo che cos'era Instagram, che cos'era Perché TikTok. appunto, so che hai fatto il master in social media, giusto? Esatto, social media e web. E, però fra le due ovviamente l'ambito che mi interessava di più era quello social, perché appunto io già ero una creator, ma volevo approfondire di più questo mondo anche per aiutare magari le aziende in un futuro a crescere sotto questo punto di vista. Quindi con Digital Coach io ho iniziato dalla base che tutti hanno, no? Che vedono esternamente. Poi pian piano ovviamente con le lezioni eccetera ho cominciato a capire appunto come è nato un social, in particolare ad esempio Instagram, Twitter eccetera, e cosa c'è dietro. E tantissime cose ho scoperto che non pensavo che esistessero. Cioè, c'è veramente un vero e proprio mondo dietro che Tante ognuno di noi, professioni. finché non tocca con mano, non sa, Esatto. ovviamente. Cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi che provano o vogliono avvicinarsi a una scelta come la tua? Allora, durante il mio percorso di digital coach ho avuto il piacere di conoscere tanti miei colleghi. E non solo della mia età, ma anche più grandi, e loro sono quelli che ammiro di più perché hanno deciso di prendere in mano la loro vita e cambiarla totalmente. Io un po' sono simile a loro sotto questo punto di vista perché avendo fatto l'università in giurisprudenza e il master in social media, diciamo che ho un pochino cambiato la mia strada, no? La mia direzione. Quindi ai miei colleghi che vogliono intraprendere questo percorso, consiglierei di non fossilizzarsi su il percorso di studi che hanno fatto precedentemente, se non li soddisfa, ma di provare a Quindi avere la cambiare. forza anche di cambiare in un certo senso, Esatto, provare a cambiare la loro vita come ho fatto sia io sia i miei colleghi addirittura più grandi di me. no? Che ovviamente penso che sarei contenta della tua scelta e sarei contenta di aver fatto questo percorso di Digital Coach.
quale sogno hai per il tuo futuro e che ti ha spinto anche a fare questa scelta? Allora, il mio sogno per il mio futuro è ovviamente di continuare dal punto di vista di creator, influencer, ma soprattutto di appunto aiutare aziende o privati nella crescita social, che sia essa riguardante TikTok o Instagram, eccetera, insomma le materie dove sono più ferrata, e quindi trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro, anche perché credo che il futuro sia digitale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, grazie Alessia, sei stata chiarissima e gentilissima. E niente, grazie di tutto. Grazie a te.